Vuoi uscire, amore? Mi chiami? Ragazze, buongiorno, anzi buonasera perché sono la bellezza delle 18:50 di sera. Ebbene sì, stamattina ho detto oggi non faccio vlog, mi riposo, mi rilasso, stacco un po' gli occhi dagli schermi. Niente, arrivo a sera che dico, mo stasera che monto, cioè che cosa edito? Insomma, mi sentivo proprio vuota, ho detto vabbè, facciamo due chiacchiere, anche perché io e Ale siamo sole stasera, quindi... Visto che sto per preparare anche una semplicissima, proprio semplicissima vellutata di verdura, perché visto ieri comunque che siamo andati appunto allo street food che c'era in paese, c'erano le giostre, insomma avrete visto il vlog precedente in cui tra l'altro non sono riuscita a filmarvelo, ma abbiamo preso un fritto di pesce che era qualcosa di... meraviglioso, ho pagato 10 euro, ma era un cono enorme che praticamente ci siamo divisi perché era una roba enorme, ma buonissimo con i polipini, i totani tagliati a metà perché c'era il bastoncino con il limone dove te lo potevi mangiare così a passeggio, ma veramente buonissimo. Però avevo veramente le mani impegnate, stavo anche dando comunque qualcosa ad Ale, quindi stavamo mangiucchiando un po' così per strada, quindi con il telefono era un po' in difficoltà. Osmo l'ho lasciata a casa, ovviamente, in un contesto di questo tipo per evitare. Ho sempre paura di usare sto Osmo, però, nonostante io abbia l'assicurazione sulla Osmo, quindi sono tranquilla per 2 anni, però vabbè, c'ho le mie paturnie, le mie fisse che se posso evitare, insomma, evito di farla cadere, se so già che sono in difficoltà, vado di telefono, anche perché ho la fortuna di avere comunque un buon telefono, quindi lo sfrutto anche in queste occasioni, tra cui anche adesso per fare prima, perché quando inizio i vlog la sera è più pratico e più veloce. Vabbè, bando alle ciance, sto fritto era qualcosa di paradisiaco, veramente buono, 10 euro spesi super bene. Poi vabbè, abbiamo visto Ale sulla macchinina, una gioia veramente vederla così felice. E poi vabbè, abbiamo... mi sono sporcata qua di non so cosa. Abbiamo fatto 10 colpi a testa a sparare per vincerle qualcosa ad Alessandra. Abbiamo sparato un po' con lei, eccetera. E ha vinto il pupazzino di Masha che avrete visto sempre nel vlog di ieri. Eccola lì. Che sbuca stile Masha, è il suo preferito. Infatti, dopo lo puliamo, lo dobbiamo disinfettare, vero amore? Era un continuo buttarlo a terra, quindi ho detto tu quella bambola non la usi finché mamma non l'ha disinfettata proprio. Infatti, sto cercando. Sì, no, adesso la puliamo bene. Comunque, adesso preparo. Ho visto una ricetta del Bimby perché tanto io le adatto tranquillamente anche per il Mambo le ricette del Bimby perché è più o meno la stessa cosa, vi dirò la verità. E velocità, temperatura, cioè alla fine sono più o meno le stesse robe. Quindi ho visto una ricettina di una vellutata, zucchine, carote e patate. Tanto ho delle patate da fare, ho delle carote da fare, ho le zucchine. Ho le zucchine, che voglio dire, no, le vogliamo sfruttare. Ecco, quindi facciamoci sta vellutata e boh. Quindi, no, Aaron, lascia stare, non è un osso, è una zucchina. Lo so, sembra un gioco tuo. Oh. Lei farebbe sempre merende e colazioni, perennemente, tutto il giorno. Aaron, vieni su, dai, fai vedere quanto sei cresciuto. Stand up. Saluta! Saluta! Allora, la ricetta.
Allora, la ricetta prevede un pezzo di cipolla e un pezzo di sedano, però non ho il sedano. Metterò solo la cipolla. Dici di tritarla nel mambo, cioè nel bimbi, nel mambo. Se adesso ti metto un cartone, aspetta un attimo. Aspetta. Taglio solo questa e arrivo. Dice un pezzo. Non ne metto tanta perché sennò poi... Capite a me. No, YouTube no. Ti metto i cartoni se vuoi. C'è Elsa, c'è Frozen. Ci abbiamo Disney, amore. Ne hai una valanga di cartoni. Amore, basta con... Basta guardare i video di mamma. Mamma, ma io non... Sì, non è vero, stamattina ne hai visti due, ti ho detto massimo due al giorno. Poi basta. Poi stamattina ne hai visto uno e basta, facciamo uno al giorno, anche perché se ne becchi uno da mezz'ora. Dai, adesso ti vengo a mettere Elsa, va bene? Mettiamo questo pezzo qua, questo me lo tengo da parte, metto un pezzo così, un po' più grande. Aaron, che stai combinando? E me la trito io solitamente preferisco così, ma proprio perché ho questa abitudine con il risotto, perché praticamente mi dice nella ricetta, metti nel boccale con la lama la cipolla, no? E metti nel boccale con la lama la cipolla, falla tritare, poi cambia il boccale e metti quello antiaderente per il risotto. Ma non mi sporco un boccale solo per tritarmi un po' di cipolla, cioè me lo faccio io con il coltello e faccio prima, sinceramente, anche perché poi in ste ricette qua, specie che poi devi frullare tutto, anche se lo tagli un po' grossolanamente, chi se ne frega. Cipolla messa, dice un pezzo, messo un pezzo, poi 30 grammi di olio, che tra l'altro devo comprare perché queste due bottiglie qua me le aveva date mio suocero, i miei suoceri, che arrivano proprio da giù, quindi era buonissimo questo olio qua, però due bottiglie sono andate, però contate che me le ha date o al mio o al compleanno di Ale, non ricordo, comunque marzo-aprile, quindi comunque me le sono fatte durare, però... Finish. Quindi inizio a far scusate, ho coperto proprio qua e faccio rosolare e poi faccio soffriggere a 3 minuti 100 gradi velocità 1. Nel frattempo che ho letto un pochettino mentre le gioca, è pronta. Farò attenzione a non bruciarmi, comunque super cremosa, super vellutata come piace a noi. Allora, che ne pensi? Sì. È buona questa vellutata di patate? Sì. Te l'ho detto che era buona.
Buon appetito. Ciao. Il vero protagonista di questa inquadratura in realtà è il robottino da cucina, perché il robottino da cucina è lui al centro. Solo che, ecco. Vabbè, metà ciascuno, dai. Mangia. Che più indietro di così non sta. Ta 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 ta. La cottata di No. Ah no, si è salvato, non è sporco. Mettiamoli qua che così non danno fastidio. Una coccata. Crostino, non crostata. No. Ma buon appetito. No. Buon appetito. Dille ai bimbi, è buona? È buona. Che le verdure fanno bene, vero sì, amore? Le verdure fanno bene e fanno grandi e... Digli un po' ai bimbi, è buono? È buono. Ai bimbi che ti guardano, salutali un po', va? Ciao, io voglio tempo a scuola. Anche loro andranno a scuola se hanno la tua età, eh? Eh no. Come fanno ad andare a scuola? Perché anche loro sono bimbi come mamma, te. Mamma, dammi qualche crostata. Crostini? Non crostata. Vedi un po', è buono? La pappa? È buono la pappa, bimbe. E la verdura? Buono. Quindi bisogna mangiarla, vero? Dille ai bimbi. Perché magari a loro non piace la verdura. Ti piace la verdura? No? Secondo me hanno detto no. No. E tu cosa gli dici? A me mi piace perché fanno un sacco di belle. Ma voi avete mangiato, quando eri piccoli. Propaganda per la verdura. Mangiate più verdure. Mangiate più verdure perché... Fagli vedere come sei diventata forte da quando mangi tutto. Fai vedere il tuo... Mamma, tieni la forchetta. Guardate lì che muscoli, cioè, non so se mi spiego, Fai vedere, guarda lì. No, perché Bubi ha deciso che assaggia sempre tutto. Non dice più non mi piace. No, perché fanno bene. Ma l'altra volta dire non mi piace, non mi piace, non lo voglio. E va. Però lo devo mangiare. Vero mamma? Sì. Però devi mangiare anche verdura anche tu. Sì. Più sì. Verdura. Mamma fai i muscoli. Fai così. No, tutti. A me cade di sotto, amore. E l'altro. E il tuo è più forte di muscoli. E l'altro uguale. Il tuo è più duro, amore, perché tu mangi più verdura ancora. Fammi sentire. Tiki tiki. Dai, mangia. Te. Mamma se ne prende ancora un po'. Io no. Io sì. E io no. Ma fai vedere ai bimbi che sei brava e mangi, dai. Guardate. Mamma. Dai. Fai tu vedere, mentre mamma si prende la minestra. Guardate. Mangio tutto. Ne prendo poco a poco, così la lasciamo anche un po' a papi. Mamma, mi sono leccata i baffi. Dai, Aaron. Ti sei leccata i baffi? Mm-hmm. Ma hai fatto bene, amore. Mamma, io non voglio. Oh, brucia la mia. Perché l'ho presa calda calda io. Mamma. Apri la bocca. Apri. Ti ho detto di no. Parla lì. Ragazzi, mettete un like. Vado a scuola e all'asilo. Mangia.
Gli hai detto, devi raccontare ai tuoi amici che cosa facciamo prima che vai a nanna tutte le sere. Accendiamo le stelline e poi? E poi? Le? Le? Cos'è che facciamo nel tuo letto? Che mi chiedi sempre, mamma mi fai le? Le? Le co? Le coccole. Mamma, dopo me li fai, please. Please. Certo, amore. Grazie! Prego. Allora ce l'ho molto contenta. Voi farete le coccole sulla mia mamma. Vabbè, ma loro hanno la loro mamma, digli. Chiedete le coccole alla mamma prima di nanna, anche voi. Mettete le coccole di mamma prima di andare dalla mia mamma. Così fate i sogni belli. Sì, e non facciamo i sogni brutti. Mm-mm. Mi raccomando. Sì. Fate i sogni belli, non brutti, eh? Mm. Mi raccomando, bimbe. Vabbè. Mamma usa il coltello perché bisogna tagliare. Mamma, guarda che elefante. Non so. Tu oggi hai fatto sogni belli o brutti? Sogni belli. Belli? Sì. Le macchine di principesse. Ah, quello della giostra di ieri. Sì. Ah, racconta un po' ieri che sei andata alle giostre, va, che loro vogliono sapere la tua. Io sono andata alle giostre, bimbe, e facciamo tutto quello che voglio. Adesso non ti allargare, tutto quello che voglio, chiedi a mamma e papi. Sì. Mm. E poi io sono andata a scuola quando ero piccola e facevo sempre una cosa, bella io. Mi N O N O. Cos'è? Boh. Vabbè, non facci caso, ho bevuto troppo. Ho bevuto troppa acqua. Mamma, mi metti un po' d'acqua. Cos'è te? Come si dice? Grazie. Per favore. Per favore. Mm. Ecco. Vabbè, non importa. Ecco. Mamma ha sbagliato mira. Mamma, dai, stai più attenta. Con tutte le volte che rovesci tu l'acqua, hai il coraggio di dirmi qualcosa? Rovesci l'acqua un giorno sì e l'altro no. Lo dico tutta, mamma, non c'è nuova. Guardate che monella. Che faccia da sbirulina che c'hai? Sa, mettiamolo un mamma. Po'. Aspettate. Ecco un altro. Ale, non farla maleducata, dai. Ma ancora quello. Dai, però ti devi sbrigare. Che figure fai? Dai, su. Che bazza già brutta. Allora, ci stavamo guardando Frozen, ma abbiamo notato ora che su Instagram ci avete bombardati di domande che avevo chiesto mentre mangiavamo, ma al momento non arrivavano. E io facciamo mentre sulle di cantare quando andavo sui macchinine con la mazza. Sì. E davo la mottettina al signor. Ma cosa c'entra, amore? No, l'altra sera che andavo in macchina. Ah, l'altra sera, ieri sera. Vabbè, rispondiamo alle domande. La prima domanda è per te. Sei pronta? Sì. Alessandra, sei pronta per iniziare la scuola? Lei è prontissima, ragazze, non sì, vedelo. Sì, mi porta anche lo zaino. Lo zainetto di Peppa? Quello che c'hai su bello bello. Sì. Mamma, chi mi ha regalato lo zaino di Peppa? Mamma, grazie. Guardate mamma. Sì, senza nulla. Chiede bacino. Grazie. È tornato apposta. Poi chiedono,
Qual è il tuo cartone preferito da piccola? E quello di Ale era il suo preferito, ragazze. Eccia! Frozen, vero? Sì, io. Il suo cartone preferito è Frozen 1. No, ferma, amore, perché mi fai muovere. Frozen 1, Frozen 2, i corti di Olaf, tutto ciò che è inerente a Frozen, Bubi lo ama con tutta se stessa. E congela tutti e basta! Congela tutti, attenzione. Attenzione? Fate attenzione. Perché ti congela tutti, Bibi, attenzione. Perché tutti congela. Ah, Elsa, pensavo tu. Per un attimo ho avuto paura. Vedi? Poi ci farei vedere più cambiamenti in casa? Molto bello. Certo, quando ci sono cambiamenti noi li facciamo vedere, vero amore? Tipo l'angolo caffè, che ho messo il cassettino nuovo. Vero amore? Sì. Ok. E poi abbiamo fatto vedere che ho tolto le spezie là e ho messo la pizza. È vero amore? Vabbè, sì, comunque sì. Andiamo avanti. Prossima domanda è: qual è il cartone animato preferito di Federico? Allora, lui in realtà ne ha tantissimi preferiti. Ha tantissimi che devo fare giocare. A lui gli piacciono un sacco di cartoni, anche dei grandi classici. Cioè lui, lei guarda Frozen, lui si mette accanto e la guarda anche lui. Cioè comunque gli piacciono tutti i cartoni. Davvero che spaziano su tutto, Cattivissimo Me, Minion, Frozen. Comunque, ha davvero, diciamo che in questo periodo, oltre al libro delle vacanze, le gite, tutte le cosine belle che abbiamo fatto, sì. nel suo tempo... Mettete là che piace la campanella, se vuoi metti il cuoricino. Dicevo, oltre a libro le vacanze, gite, cose belle che abbiamo fatto, lui nel tempo libero gli piace di più magari fare un gioco. No, adesso, mamma, adesso aspetta, adesso poi ha ricevuto Kirby per la Switch dai nonni, quindi in questo periodo sta più guardando queste cosine qua. Andiamo avanti, amore, sennò qua. Da piccola in che località andavi in vacanza più, mamma, penso c'è frequentemente? Una cosa per me. Adesso ci sarà sicuramente una domanda per te. Aspetta. Perché non me la fai? E questo hanno scritto, amore, aspetta, io ho scritto per Ale e me. Ma hanno fatto domande un po' per te, un po' per me. Quindi tra un po' ce n'è una per te, l'ho vista, aspetta. Allora, io in località andavamo tantissimo a... E quindi andava qua quando... Andavo a Ghigo di Prali verso Pinerolo. Lì andavamo sempre con i miei e ci vorrei tornare prima della fine dell'estate. Sarebbe bello, però è un po' lontano perché è proprio un'altra vallata. Adesso c'è una domanda per te. Sì. Mi chiedono se tu vorresti un altro fratello più piccolo. Sì. No. 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 Perché ne hai già uno più grande, vero amore? Sì. Quindi va bene così, giusto? Così tu sei la più piccola, la più coccolata. Ma io non sono piccola, c'è una. No, lo so che sei grande, ma sei la più piccola della famiglia. Mamma e papi sono grandi, c'è Fede che ha 10 anni e tu ne hai 3. Quindi tu sei la più piccolina. Ah no, il più piccolo è Aaron adesso. Nala piccolina. No, Nala è piccola di dimensioni, ma c'ha 7 anni Nala. Aaron c'ha 6 mesi, un cucciolo. Quindi Aaron ti batte, più cuccioloso di te. Tu sei più grande. Quale sogno vuoi realizzare assolutamente? Non lo so, ce ne sono tanti di sogni. Tu hai un sogno da realizzare? Sì. Diventare una principessa come Elsa? Sì. Ecco. Altri sogni? Guidare la macchina rosa delle giostre. Sì. Ma quella vera però. Sì. Una smart rosa tutta per te.
che vai a spasso con le amiche a fare shopping. È vero? Sì, ti piacerebbe? Papi mi dà la montettina e io le do al signore. Cioè, ma delle giostre. Tu parli delle giostre. Noi dico una macchina vera. Come quella delle giostre, ma vera. Come mamma che guidi e vai a fare shopping con le tue amiche. Ti piacerebbe? Sì! Con la carta di credito di papi. Sì! Ma sì, perché urli? Perché mi piace. No, a me non piace che urli, io lo chiudo il video. No. Non urlare. Va bene. Avete presente Dennis la minaccia? Ecco, più o meno siamo a quei livelli lì. Te lo farò vedere, Ale, quel film. Dennis la minaccia. Comunque, comunque sogni ne ho talmente tanti che... che arriva da scuola? Poi c'è un'altra, diciamo, domanda barra affermazione che dice: fai vlog di pulizie, sono pulizie, avrà sbagliato, di pulizie li adoro. Tutto di pulizie, intanto mi avete detto che ce ne sono a iosa su YouTube, che non li amate particolarmente, però io qualche scenetta di pulizie la faccio sempre, poi magari proverò a fare un video. Fermati. Magari proverò a fare un video solo di pulizie, vediamo come va. Poi c'era un'altra domanda, dove le ho messe? Nessuna domanda, vi voglio bene, manda un bacino, che ci vogliono bene. Soffio. Siete meravigliose, ci dice Olga, grazie. Niente da domandarmi, solo ribadire che sei una mamma meravigliosa. Grazie. Mi hanno detto che sono una mamma meravigliosa, amore. Oh, sei mamma meravigliosa. Grazie bimbi, che mamma è una meravigliosa, grazie, è la mia preferita. Sono la preferita, meno male. Anche mamma e papà, anche Aaron, anche Nala, e anche Fede. Tutti i preferiti tuoi, vero? Sì. Poi, a settembre cercherai lavoro, mi pare lo avevi accennato in di qualche papà, video. Spero. L'intenzione di... No, di mamma. Ah. Dipende perché sto valutando se, essendo grafica pubblicitaria, se diciamo mettermi in proprio o se cercare un part time al mattino. Io sarei più per la prima, perché vorrebbe dire poter lavorare più ore comunque da casa al mattino finché loro sono a scuola, poi sarei più libera di gestire i cani, i bambini, quindi vediamo. Perché comunque come grafica pubblicitaria, oltre a YouTube, comunque faccio lavori di editing, quindi monto i video per chi me lo chiede, posso spaziare abbastanza... Ale? Grazie. Posso spaziare abbastanza in tante cose creative, che poi è il mio studio di diploma, quindi insomma sto cercando di renderlo reale questo sogno, vedremo, lo potrò scoprire solo appunto in autunno, quindi devo fare delle consulenze, devo parlare con dei commercialisti e capire un attimo, quindi non si sa ancora, tutto un forse, un ma, chissà. Un film da vedere con i miei bimbi? Cosa consigli tu da vedere in TV a dei bimbi? Che cosa consiglieresti? Elsa 1. Come? Elsa 1. Elsa 1? Sì. Che cos'è Elsa 1? Quello. Ah, Frozen 1. Sì. Lei consiglia Frozen 1? C'è anche altro oltre Frozen 1, 2, 3. Cioè, il 3 non esiste ancora. Eh? Io capisco che ti piaccia tanto, ma se sono bimbi maschi, cosa li consigli? Non importa. Va bene per tutti.
Non saprei, io sinceramente ti consiglio i grandi classici. Noi abbiamo Disney Plus ed è una meraviglia, ci sono tutti i vecchi, gli Aristogatti, Cenerentola, i Sette Nani, tutti i grandi classici, che Pinocchio, che belli. Secondo me sul grande classico non sbagli. Poi c'è qualcosa che... Mamma, la mia domanda l'ultima. Senti, senti questa. C'è qualcosa che vorresti cambiare della casa, tipo le tende o pitturare, eccetera? No, ma perché siamo comunque qui da a settembre un anno. Quindi comunque tutto quello che c'è lo abbiamo voluto da poco e quindi sinceramente la mia casa mi piace. L'unica cosa che vorrei, che ci piacerebbe e che non siamo ancora convintissimi, è mettere un secondo angolo soggiornino là, quindi un altro mini divano, e tirare in qua il tavolo, l'unica cosa che stiamo meditando. Poi indubbiamente, prima che si accenda il camino, appendere il televisore, che tra l'altro ci piacerebbe cambiare perché questo ha dei problemini, quindi appenderlo con il gancio in maniera che si possa anche un po' girare, vedere più comodamente dal divano, vero amore? Dici? Capito, sì, niente, perché non sì, mi ascolta. E poi più avanti c'è la mia preferita. Grazie. E poi più... Mamma, perché c'è il fiocco? Perché sei una principessa, mamma. E perché? E poi più avanti ci piacerebbe, l'unica cosa che vorremmo ancora cambiare è prendere le corde vocali che si vedono, dai. Ripeto, una cosa che ci piacerebbe poi con calma cambiare, occhio al filo, Alessandra, perché spacchi tutto, e il letto col cassettone, quello indubbiamente poi sarà da prendere, quindi la struttura letto da cambiare. Mamma, non sento la TV. Basta, direi che abbiamo risposto a tutto, amore. Ah, ci sono delle differenze tra Aaron e Nala, rispondi. Sì. Che differenze ci sono? Nala e Aaron. Sì, ok, a parte il nome, amore. Esatto. Tante differenze, direi. Tante. Perché Nala è piccolina ed è un bassotto incrociato al muro. Aaron è grande, come fa? Aaron è... Aaron è gigante rispetto a Nala, è mamma, un pastore. Nala come fa a mangiare i cocchette e tutti i cani? Come fa a mangiare? No, Nala ha le sue e Aaron ha le sue. Sì. Sono diverse. Sì. Però Nala... Loro hanno chiesto le differenze, a parte le crocchette diverse, ma Nala è più piccolina perché è un bassotto incrociato a un beagle. Invece Aaron è un pastore dell'Asia incrociato con un pastore olandese, quindi comunque sta diventando enorme. Oh mamma, come sta facendo? Non ha neanche 7 mesi. Il 6 di settembre, aspetta amore, come fa? Oggi, aspetta. Il 6 di settembre fa 7 mesi ed è già... Cioè, ad Ale in piedi gli arriva alla spalla, ragazze. Cioè, è alto, veramente alto. Solo di dorso, non il muso. Quindi è alto. Ha preso in questo dalla mamma perché i pastori dell'Asia sono molto più grossi rispetto al pastore olandese. Infatti, i suoi fratellini, alcuni sono neri. No, di Aaron, amore. No, Aaron! Lui è l'unico cucciolo, infatti, che è uscito del colore della mamma. E la mamma è un pastore dell'Asia centrale, quindi è più grossa rispetto al papà, che è un pastore olandese. E quindi niente, le grosse differenze sono che lei ovviamente adesso ha 7 anni, quindi è un cane più tranquillo, e lui è un cucciolo, quindi è più euforico, ma sono tutti e due dolcissimi. Poi vabbè, ne parleremo in un altro video, sennò viene una cosa eterna. Io non so quanto durerà sto vlog, volevo essere un vloggino da mettere domani, ma è diventata una cosa eterna. Noi speriamo di avervi tenuto un po' di compagnia. Ci vediamo nel prossimo vlog. Vlog, mettiamo un ottimo vlog e mettete un like e schiacciate la campanella. Ciao! Ha fatto tutto lei, io sto zitto. Ciao!